Nigeria, il servizio di carità che le suore e la chiesa locale svolgono risponde all'impellente richiesta di aiuto in ambito sociosanitario. Stiamo parlando di un paese dalle mille risorse, ma che non ha mezzi a sufficienza per uno sviluppo sostenibile della cultura e dell'economia locale. A Igbedor, una sperduta isola sul fiume Niger, religiosi e laici si coordinano per dare formazione al popolo africano e garantire loro un futuro migliore. L'istruzione è infatti quasi del tutto assente, se non fosse per il lavoro svolto da suora Enza Guccione, missionaria italiana, fondatrice dell'associazione Manuel Family ed il suo staff, tra cui suori Fediba Caritas Chinwem, che da sempre si occupa dei più deboli. Le sue due priorità, l'insegnamento e l'assistenza sanitaria per le donne durante la gravidanza. It is not easy, especially in Igbedo. Non è semplice, specialmente a Igbedor, dove io lavoro. La vita non è semplice, perché non c'è elettricità, non c'è acqua potabile e non ci sono strade. No road. Our aid here. L'aiuto che offriamo è quello di formare le persone del posto, soprattutto i bambini e le loro mamme. Per noi, infatti, è di fondamentale importanza dare assistenza alle donne che aspettano un figlio. A Igbedor non ci sono ospedali e possono insorgere problemi durante il travaglio o durante il parto. Ma è difficile raggiungere le città vicine perché dobbiamo spostarci in barca. L'opera delle missionarie è sostenuta anche da Steadfast, una onlus che promuove e difende la cultura e lo sviluppo dei paesi in costante disagio economico. Emanuele Di Leo, presidente della fondazione. Nell'atto pratico quello che noi andiamo a fare è operare, come sicuramente molte onlus fanno, con i più poveri. Siamo riusciti a costruire un piccolo ospedale in Enugu State che ha 20 posti letto. Abbiamo comprato 3 officine meccaniche e le abbiamo portate giù in Nigeria per aiutare a sviluppare l'imprenditoria giovanile. We have school. We teach the children there. Noi svolgiamo attività scolastica. La scuola c'è, ma non abbiamo le strutture adatte per insegnare. Quindi portiamo i bambini a far lezione sotto gli alberi. Organizziamo anche seminari per ragazzi una volta al mese. La chiesa locale aiuta le suore in questi progetti per dare ai ragazzi un giusto orientamento attraverso alcune letture per la loro crescita spirituale. Papa Francesco ha detto più volte che non esiste azione missionaria cristiana che non sia preceduta dall'azione di Dio, anche nei posti più lontani, anche nelle culture più diverse. Ancora Emanuele Di Leo. Però quello che io voglio dimostrare è che se nasci povero non è detto che devi per forza rimanere povero. Se te vuoi, puoi cambiare. Allora io voglio darti gli strumenti per far sì che te puoi cambiare. E allora cerchiamo di aiutarli a sviluppare quel futuro, a dare formazione.